Il sistema sanitario nazionale sta vivendo e vivrà nei prossimi tempi, nei prossimi anni, una grande trasformazione, soprattutto sotto il profilo tecnologico, ma anche evidentemente organizzativo. Da questo punto di vista il nostro intento è quello di discutere di questi temi e di confrontarci su quelle che sono le problematiche che possono emergere. Dal nostro punto di vista, infatti, è molto importante che gli innumerevoli progetti che verranno finanziati siano effettivamente portati a termine e diano i risultati attesi. È chiaro che da questo punto di vista le criticità non mancano e quindi noi vogliamo essere partecipi e testimoni di questo cambiamento, dando tutto il supporto che serve. Un tema importante di questo convegno è rappresentato sicuramente dall'Health Technology Assessment, strumento di riferimento per la valutazione dei progetti e anche per la loro corretta implementazione. L'Health Technology Assessment è un tema di cui si parla da anni all'interno del Sistema Sanitario Nazionale e anche come tema di confronto tra le nostre professioni. Riteniamo che affrontarlo e soprattutto osservare quelli che sono i due aspetti più importanti che lo caratterizzano. Da un lato la presenza dei real world data come strumento in grado anche di colmare i gap di evidenza che spesso ci sono quando si affronta l'innovazione. Dall'altro lato, tema sempre più importante e centrale a livello istituzionale, è quello di cercare di correlare sostanzialmente l'attività di HTA con l'attività delle centrali di committenza. Quindi valuto, poi implemento processi di acquisto importanti. In realtà oggi la situazione non è questa e quindi vogliamo cercare sostanzialmente di capire quali sono le problematiche che impediscono questa connessione e cercare di renderla il più possibile costruttiva. Tema trasversale a tutto il programma scientifico di questo convegno è la centralità del dato. Ne parleremo da tutti i punti di vista, quando il dato è dato manutentivo, se vogliamo in linea a quella che è una nostra tradizione operativa, ma ne parleremo anche e soprattutto in termini strategici, quindi come può essere messo a sistema per cercare di programmare, per cercare di migliorare la governance delle tecnologie, ma soprattutto per cercare di coniugare in modo sempre più efficace ed efficiente la gestione delle tecnologie con i processi sanitari.